Ciao a tutti. Tra le varie reazioni all'attacco terroristico di ieri, ce n'è una che secondo me spicca e che vorrei commentare, che è un tweet di Garry Kasparov, quello che è stato campione mondiale di scacchi, un personaggio molto, molto famoso. Almeno che era molto famoso in Occidente, adesso è uno dei leader dell'opposizione russa, ha fondato un suo partito. E cosa ha detto? Ha detto che sì, c'è stata la tragedia a San Pietroburgo e che ancora una volta gli sconosciuti terroristi, che lui ha scritto tra virgolette, servono perfettamente l'agenda di Putin, così ha scritto lui. E poi ha aggiunto, dimenticate le proteste, tornate alla paura. Questo ovviamente implica che, insomma, che lui crede che sia molto probabile che dietro questi attacchi ci sia la mano di Putin. Questo è quello che vuole far credere, o comunque che il suo scritto induce noi a pensare. Poi ha anche scritto altri tweet in cui conferma che effettivamente questo è proprio quello che intende lui. Ecco, questa è l'opposizione in Russia. Mi è difficile commentare. Quello che possiamo concludere, secondo me, è che se questo è il livello dell'opposizione in Russia, non dobbiamo sorprenderci se non ha nessun seguito. Andando un po' oltre, possiamo anche dire che non dobbiamo sorprenderci se poi fanno la fine che fanno alcuni di questi. Per esempio, anche Nemtsov era un altro personaggio che era molto odiato dai russi, non solo dai sostenitori di Putin. Io personalmente ho conosciuto un ragazzo russo che di Putin mi diceva che doveva fare sta fine qua, cioè era assolutamente, lo voleva morto, però quando è stato ucciso Nemtsov, io gli ho chiesto il suo parere e lui mi ha detto, dai guarda, non so chi sia stato, ma sono molto contento che sia successo. Ecco, non sono cose belle a dirsi, però dobbiamo tenere presente che nel momento in cui l'opposizione scende a livelli così bassi pur di attaccare Putin, che ricordo è amatissimo da moltissimi russi, ecco, se dopo l'opposizione alle elezioni fa sempre pessimi risultati, forse un motivo c'è. Per inquadrare un po' la situazione, pensate un momento se succedesse in Italia o anche in Europa, nell'Europa occidentale, quando ci sono attacchi terroristici a Parigi, un partito dell'opposizione insinuasse che è colpa di Hollande, cioè, anzi non che è colpa di Hollande, che Hollande, questi attacchi sono, come si può dire, sono funzionali all'agenda di Hollande e quindi implica che la mente dietro gli attacchi è proprio Hollande stesso. O quelli in Germania, qualcuno dicesse è la Merkel, è stata lei a volerli questi attacchi, non nel senso che è la conseguenza delle sue azioni, ma proprio li ha pensati lei. Ecco, li troveremo ridicoli, di pessimo gusto, e ecco, io penso che i personaggi politici che facessero tali affermazioni sparirebbero ben presto dalle schede elettorali, perché non le voterebbe più nessuno. Questo è il pensiero di oggi. Non ci sono grandi novità. Sembra che la foto del sospettato che era circolata ieri per tutti i mezzi di informazione non si è effettivamente sospettato, perché questa persona che era ritratta nelle foto è andata dalla polizia e ha detto guardate, non sono io. Vabbè, ma questa è cronaca,
la leggeremo dai giornali. Volevo solo condividere con voi quel pensiero sull'opposizione russa. Vi saluto, buona giornata.